La Nocerina perde 2-1 in trasferta contro il Potenza in una gara valevole per il girone H di Serie D e si porta a 7 punti dalla capolista Trastevere, ancora una volta vittoriosa. Il tecnico Simonelli conferma la difesa a 3 over con Cuomo, Cacace e Albanese. A centrocampo si rivede all'iperto, mentre in attacco De Iuris è preferito a Cilardi, che fa coppia con Siglari. Prima della gara un minuto di silenzio per un ex calciatore del Potenza scomparso da qualche giorno. Nel primo tempo partono meglio i padroni di casa, che al decimo vanno vicini al vantaggio sul calcio d'angolo, dove Siglari per poco non beffa il proprio portiere. Al sedicesimo ci prova Pepe dalla distanza, ma Sommariva para senza problemi. Un minuto dopo, prima chance per i rossoneri con una punizione dall'iperta che va di poco sopra la traversa. Dopo un'azione sulla destra, al diciottesimo Siglari viene messo giù in area di rigore e l'arbitro concede penalty. Dai replay si può chiaramente notare che Siglari anticipa Forgione, che lo stende. Vibranti protesti della difesa lucana nei confronti del direttore di gara. Dal dischetto si presenta Davide Cacace, che non sbaglia. Lo stesso difensore costiero è fenomenale al 24esimo a salvare sulla linea un pallonetto di Leonetti dopo un errore di Sommariva. Sulla stessa azione infortunio per Manetta, che poi verrà sostituito. Al 30esimo buona azione della Nocina con De Iuris che serve Siglari, il quale calcia in porta ma trova un'attenta risposta di Napoli in angolo. Tra il 38esimo e il 41esimo è sempre il bomber siciliano a provarci, prima con un tiro che va di poco fuori e poi da ottima posizione calcia però sopra la traversa. Non è la giornata del bomber siciliano, che sciupa al fine di primo tempo un'altra chance importante. La prima chance nel secondo tempo arriva per i lucani al 59esimo con uno stacco di testa di Guarino. Al 62esimo rispondono i molossi con Siglari che serve De Iuris, che da posizione defilata non riesce a trovare la porta. Da questo momento in poi solamente i padroni di casa in campo. Si prova al 64esimo Dodino con una rovesciata che va di poco fuori. 5 minuti dopo arriva il pareggio. Errore difensivo di Cuomo, Guaita recupera la palla, supera un difensore e scavalca Sommariva. La rete galvanizza il Potenza, che al 73esimo passa clamorosamente in vantaggio grazie ad una punizione di Pepe dai 25 metri deviata da un giocatore rossonero. La reazione dei Molossi arriva solo all'84esimo, quando il neo entrato Gilardi viene servito in profondità, calcia dal limite dell'area, ma è bravo Napoli a deviare. I lucani rispondono all'88esimo con Esposito che conclude in porta, ma trova un'attenta risposta di Sommariva. Nei 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro non accade più nulla, la Nocina dopo 3 vittorie di fila torna a perdere. La settimana prossima ospiterà in casa il Nardò. He showed you what it takes. I'm the one on the